Salve a tutti signori e benvenuti in questa puntata di Happy Sunday. Passiamo alla parte 7 giorni. Allora, signori, vi volevamo ribadire i concetti su cui si ispira la costituzione del nostro canale. Primo punto, non siamo un canale dedito al sub for sub e quindi se voi ci scrivete iscritto ricambi, non ricambieremo. Lo avevamo fatto con Lucio 98 Dark, ma quella è un'altra storia. Abbiamo capito, signori, che se volete avere gli iscritti, dovete sudarveli perché avere degli iscritti ottenuti con iscritto ricambi è come non ne averne quasi nessuno. Passiamo al secondo punto. Vi pregherei di non scrivere commenti o messaggi privati troppo assillanti. Noi vi abbiamo già detto che abbiamo interrotto New Super Mario Bros. 2, non serve che adesso ci fate. Eh no, dai, ti prego, ti prego, ti prego. Ve l'abbiamo spiegate anche le motivazioni. Era troppo complicato farlo e perdevamo troppo tempo. E poi vi ricordo che con la videocamera di fronte, una volta che si rompe, una volta non ci sono le pile, era una cosa allucinante. Ed inoltre metteteci anche la delusione del gioco, facciamo un mix altrettanto esplosivo, una tequila boom boom. Inoltre, la novità più succulenta è che volevamo annunciare il contest di Natale. Il contest di Natale sarà un concorso, sarà un contest dove voi potrete comunicare con noi vi diremo magari il genere di video da fare e metteremo in palio qualche gioco, qualche strumento, ma per ora non vi preannuncio niente. La parte 7 giorni termina qui. Bene, signori, passiamo al gameplay. Il gameplay di Yoshi Island, un gioco per il Game Boy Advance. Questo gioco è uno dei più belli. Questa è una storia di tanto tanto tempo fa. C'erano una volta Baby Mario e Yoshi. Una cicogna solca il cielo poco prima dell'alba. Nei suoi fagoletti porta due fratellini. Ad un tratto un'ombra appare tra le nuvole. E si dirige a gran velocità verso la cicogna. Screech! Guardate il nemico principale di questo gioco, i bambini sono miei! È il mago Kamek, uno dei sudditi di Bowser. Ah! Povera cicogna, la creatura afferra solo uno dei fratellini, poi scompare. Nell'oscurità dalla quale è venuta. Questo, signori, è Yoshi Island. È un gioco veramente divertente e spettacolare. In poche parole, il nostro Baby Mario verrà raccolto da una piccola comunità di Yoshi che lo aiuteranno a ritrovare il suo fratellino tanto speciale. Creiamo il primo file di salvataggio. E vediamoci nella nostra radura, nella radura incantata dell'isola degli Yoshi. Eccoci nell'isola Yoshi, dimora felice di tutti gli Yoshi. Sono in gran fermento per il bambino caduto dal cielo. Che sorpresa, il bambino sembra sapere dove vuole andare. Un legame speciale gli permette di individuare il suo fratellino. Una staffetta di Yoshi porterà il piccolo a destinazione. Un'avventura per gli Yoshi e Baby Mario sta per iniziare. Ed ecco signori l'inizio epico di uno dei giochi più belli di Yoshi, che è rimasto nella storia di molti giocatori nel cuore, per la sua grafica allegra, per i suoi suoni. C'è anche da dire che era anche molto bello anche Yoshi Story per Nintendo 64, ma questo è rimodernato e ha più nemici ed è nuovo. Quando Baby Mario viene disarcionato, inizia il conto alla rovescia. Se il cronometro scende a zero, gli sgherri di Kamek lo porteranno via. Metti al sicuro Baby Mario raccogliendo molte stelle. Se Baby Mario viene trattato in salvo, il cronometro sale di nuovo a 10. Completa il livello passando Baby Mario allo Yoshi successivo. Infatti, gli Yoshi si alterneranno in una grande staffetta. Allora, signori, questo gioco è incentrato soprattutto sull'uso delle uova. Infatti, è soprattutto grazie alle uova che riusciremo a sconfiggere nemici che Yoshi non può assorbire e potremo comunque distruggere blocchi. Attenzione qui! Yoshi inoltre avrà l'abilità speciale di potersi liberare in aria. Guardate, in più rispetto a Mario ha questa specie di salto che gli permette di fare azioni più epiche. Oh, prova
prendiamo il volo. A volte però bisogna prendere la rincorsa molto meglio. Ritorniamo da qui e speriamo di farcela proprio dall'orlo. Vai Yoshi. Perfetto. No, veramente di un pelo. Questo Yoshi è veramente peggio di uno stallone. Riprendiamo il salto. Salta e svolazza tenendo premuto A. Puoi fluttuare in aria. Cogli al volo l'occasione. Puoi fluttare per un po'. Ora quindi ce la faremo, signori. Oh, salto. No, ma manca giusto quel pizzico in più. Forse dobbiamo proprio saltare dall'orlo del precipizio. Vediamo un po', mettiamoci bene. Ecco, da qua riusciremo a saltare senza ombra di dubbio. No, neanche qui. Eppure ci stiamo impappinando in un pezzo talmente semplice. Riprendiamo, aspettate. Forza Yoshi! No, ma perché manca così poco? No, signori, questa volta non possiamo proprio perdere. No, anche ora. Questa volta però non ho proprio potuto saltare. E hop! Oh, ce l'abbiamo fatta, vedete, mancava giusto quel pizzico di rincorsa in più. Saltiamo sopra queste belle piattaforme e raggiungiamo gli altri nemici. Vi consiglio, signori, di inglobarli. Se li inglobate, avete più uova per voi. Ed eccoci, signori, nella mappa di Yoshi Island. Come vedete, il nostro povero fratellino Luigi è intrappolato nel castello di Kamek. Ma noi, prima di tutto, dovremo affrontare il mondo 1. Il mondo 1 è composto da ben 8 livelli, così come ogni mondo. E i livelli poi diventeranno sempre più difficili e ricchi di labirinti. Vediamo un po' che ha da dirci questo blocco. Fai nuovo? Bene, afferra un nemico con B, quindi premi freccia in giù e sulla croce per fare un nuovo. Ora prova a lanciarlo premendo R. Ah sì, va bene, ma questo già l'avevamo scoperto. Se voi premete R, signori, potete lanciare le vostre uova, che coglieranno anche il balzo. Ma questo non era una cosa elementale, diciamo è la cosa fondamentale di ogni Yoshi. Attenti a questi nemici, perché ci sono anche nemici che non si possono assorbire. Qui ci sono i fiori. Fiore speciale, raccogline 5 per ottenere l'1-up. Aumenterà così il tuo punteggio totale. I fiori sono delle monete stelle, simile al gioco di Mario. Alla fine sono la stessa cosa e servono soprattutto per accumulare punti. Qui c'è una pianta carnivora, signori. Un nemico che non si può eliminare. Quindi prendete bene la mira e colpiamolo con il nostro uovo per eliminarlo. Ottimo. Vediamo un po', adesso assorbiamo anche questi altri nemici. Ormai abbiamo raggiunto una quantità di uova significative. E colpiamo queste incognite col punto interrogativo. Saranno le chiavi per risolvere la maggior parte dei nostri livelli. Infatti colpendole apriranno passaggi segreti e altro. Bene, qui prendiamo le monete e cerchiamo di colpire... Ah, no, se n'è scappato. Beh, signori, se lo colpivamo ci dava anche un bonus di un'app. Vabbè, fa niente. Tanto per ora non abbiamo perso neanche nessuna vita. No, quelle piante carnivore dobbiamo eliminarle per forza, signori. Perché lì si cela un altro fiore. O almeno penso si celi qualcosa, delle monete. Perché un'entrata così ben difesa non può nascondere che un fiore. Vediamo un po'. Masso, aprite tutto, è prezioso. Spingilo e rotolerà travolgendo i tuoi nemici. Se si blocca, salta sul bordo, tornerà a rotolare. Ah, interessante. Qui ci stanno delle belle uova a disposizione, ben 3, perfetto. E quindi prendiamo la rincorsa. Forza Yoshi! Oh, vedete, con questo masso tritatuto possiamo aprirci la strada, ottimo. Quindi, saltiamo qui e saliamo sopra il tubo. Oh, attenzione, coordiniamoci bene e ce l'abbiamo fatta. Vediamo un po', risbuchiamo da un altro bel petalo. E qui prendiamo un fiore. La strada da fare quindi è piuttosto ovvia. Attenzione a non morire per causa delle piante carnivore. E opla, un altro lancio di uova e la nostra pianta è morta. Attenti anche qui a non cadere. Santo Dio. Ok, lo cavolo. Afferra Baby Mario saltando, tirando fuori la lingua o con un uovo. Se il cronometro scende a 0, gli sgherri di Kamek se lo porteranno via. Oh signori, attenzione. Mario, dove sei? Dove sei? Mamma mia, che spavento che mi ha fatto prendere. Attenzione. Scendiamo a terra, signori, che è molto meglio. Perché possiamo prendere la mira più dolcemente. Bene, qui c'è un altro fiore. Abbiamo rischiato un bel po', signori, eh. Per fortuna che in questo livello era semplice recuperarlo. Se no, adios. Bene, qui prendiamo un altro bel uovo. E un altro anche qui. Opla. Oh, ma questa
sembra essere una fonte. Prendiamo le stelle che ci aumenteranno il tempo di ripresa di Baby Mario. Opla. Distruggiamo anche questo punto interrogativo e sblocchiamo un seme per una pianta carnivora che ci porterà in alto, in alto. Coraggio, saltiamo lungo i petali, distruggiamo questa pianta carnivora che di certo non è di buon auspicio. Bene, qui c'è un'altra bella moneta. Bene, liscio più totale. Oh, liscio più totale. Fermi tutti. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. E otterremo così un bel fiore. Ecco, se non riesco proprio a non cadere. Ce la possiamo fare, forza. Oh, vai Yoshi. No, a quanto pare dobbiamo rifare il giro, accidenti. Riprendiamo un po' di uova che siamo a corto. Almeno questa è una fonte inesauribile, perfetto. E almeno adesso abbiamo eliminato anche le piante carnivore, quindi no problem. Cerchiamo di prenderlo senza cadere. Allora, dobbiamo fare giusto un zampettio. Perfetto. D'altronde i fiori si possono anche prendere tirando le uova. Però si possono anche prendere con il salto, e perché sprecare un uovo? Attenzione, saltiamo su questa bella giostra delle meraviglie e raggiungiamo la prossima parte di livello. Ecco, c'è un nuovo masso tritatutto. Prendiamo nuovamente la rincorsa e opla! Siamo quasi giunti alla fine, signore. Signore e signore, aspettate, prendiamo... Oh, questo timido è pericoloso! Infatti! Baby Mario! L'abbiamo preso, per fortuna. Dannazione a questi timidi. Riprendiamo quindi la mira e opla! Colpiamo questo punto interrogativo. Raccogliamo le stelle bonus e adesso Baby Mario lo possiamo riprendere in ben 17 secondi. Attenzione a questi nemici. Forza. E ce l'abbiamo fatta, signori. Abbiamo raggiunto la meta e abbiamo preso tutti i fiori del livello. Vedete? Ce n'erano ben 5 e abbiamo anche guadagnato un bel 1-up. Il nostro Yoshi verde cede il nostro Baby Mario ad uno Yoshi viola. E adesso, avendo ottenuti tutti i fiori, penso proprio che possiamo ottenere un livello bonus. 77 punti abbiamo totalizzato, veramente non male. Quindi ora procediamo con il secondo livello. Quali avventure si celano dietro questo livello? Penso che sia più complicato del precedente. Guarda su, guarda giù. Ah, mi sembra di ricordare, molto difficile, signori. Vedete? Qui c'è il pericolo dei catenacci. Che sono i catenacci? Sono questi grandi mostri, famosi più che altro in Mario, per essere delle palle di ferro attaccate a delle catene. Attenzione, perché la cosa è veramente molto molto ardua. Ci saranno catenacci che si proietteranno dal cielo alla riscossa. Io vado di rincorsa. Opla! Forza, corriamo, signori! Corriamo! Ce l'abbiamo fatta! Wow, facendo tutto ad un soffio, per fortuna! Questo è l'anello tappa del livello. Potrei proseguire da questo punto. Ottimo, questo è una specie di checkpoint. Vediamo un po' qui che c'è scritto. Ti ricordi? Ah, questa è soltanto l'informazione del tubo. Niente di particolare. Qua ci sono anche un bel po' di monete. In poche parole, signori, con queste uova si potrà aprire il passaggio verso questa specie di spuma, diciamo. Quindi, opla, lanciamo... No, ma che... Ma dai, è uscito dal tubo, ma era una trappola! Ma, brutto timido! A quanto pare dai tubi escono i così timidi a caso. E non vale, allora, signori, guardate, meglio lasciar perdere e muoversi. Forza. Apriamo un altro passaggio. E saltiamo sul nostro trampolino. Dove ci porterà il luogo? Ah, questo è una specie di labirinto alla Yoshi Island. Passiamo di qui, vediamo un po'. Opla. Quali nemici incontreremo, signori? Bene, la strada si è chiusa dietro di noi e questa era una strada sbagliata. Ma vedete, penso proprio che lì ci sia qualche oggetto nascosto. Proviamo un po'. Sì, abbiamo preso almeno le monete, va bene così. Quindi ritorniamo sulla strada corretta. Ottimo. E vediamo un po' di riuscire a trovare l'uscita. Bene, anche questo è un luogo remoto. È un altro checkpoint, d'altronde. Vediamo un po', quindi saliamo su. Lì, attenzione che c'era un bel burrone, ci potevate cadere dentro benissimo. Quindi passiamo di nuovo di qui, un nuovo trampolino, e raggiungiamo quindi la fine di questa piccola grotta. Opla! Perfetto.
Vediamo un po'. Wow! Ah, sì, qui ci sta una delle novità più innovative del gioco di Yoshi: le trasformazioni. Infatti, Yoshi si potrà trasformare in vari autoveicoli. Ad esempio l'elicottero, ma citiamo anche il sommergibile. E chi più ne ha più ne metta. Sono queste cose che rendono il gioco divertente. Attenzione a queste specie di piccioni, ma ce le possiamo fare benissimo. Vedete, con l'elicottero siamo già arrivati alla fine del livello. Oh! Ecco, e in quel punto potremo riacquisire la trasformazione Yoshi normale con il nostro Baby Mario. Beh, vedete, ce l'abbiamo già quasi fatta. Non era poi così difficile. Soltanto temo di aver lasciato qualche fiore indietro. Beh, tutto quel tratto, signori, era un tratto molto vasto. Uno sta proprio qui, perfetto. Scusatemi, signori, ma ho avuto un piccolo problema con Camtasia nella registrazione. E in poche parole ho dovuto svuotare un po' il mio disco locale, poiché in poche parole era strapieno. Così ho ripristinato tutte le statistiche e adesso non dovremo avere più problemi. Bene, continuiamo. Attenzione a questi catenacci. Oh! Dove si lancerà? Oh, ho veramente paura. Stiamo attenzione, facciamo attenzione. Opla, ce l'abbiamo fatta ad evitarlo. Purtroppo lo sapevo, me l'ero immaginato di aver preso solo due fiori. Ma d'altronde quei tre stavano forse... Uno stava nel labirinto, in una strada più remota. Ed un altro stava... E due altri, senza ombra di dubbio, stavano tra il tratto con l'elicottero. Quindi non si può fare proprio niente. Opla. Abbiamo anche totalizzato un bel po' di punti. E potremo anche procedere con il terzo livello. Quindi cimentiamoci anche in questa avventura con lo Yoshi azzurro. Ci fermeremo con questo livello, la grotta del masso tritatutto. Ah, questo livello è molto semplice, fidatevi. Bisognerà semplicemente correre dietro il masso tritatutto. Ma ci saranno anche problemi di percorso, infatti lo dovremo bypassare per non farci schiacciare. Opla. Schianto a terra, qui ci mostra lo schianto a terra del nostro caro Yoshi. Guardate un po', adesso ve lo mostro. Oh, perfetto. E abbiamo ottenuto un bel po' di stelle. Attenzione a tutti questi nemici, siamo anche a corto di uova. Non dimentichiamocelo. Allora, ecco, qui possiamo cimentarci ad esempio. Prendiamo il salto. Oh, aspettate un attimo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Riproviamo. Finché non distruggiamo questo blocco. Ci stavano soltanto delle monete, pazienza. Almeno abbiamo ottenuto un po' di spiccioli. No, Baby Mario! Ah, lo abbiamo recuperato, perfetto. Attenzione a tutti questi nemici, rognosi. Rognosi più che mai. Almeno ci danno una bella quantità di uova. Vediamo un po'. Ci sono due configurazioni dei comandi per lanciare l'uovo. Vuoi cambiare? No, non cambiamo configurazione, signori. Allora, stiamo attenti. Qui c'è un percorso per ottenere un fiore, ve lo dico subito. Vedete? È ricco di nemici, infatti. Stiamo attenti. Oh! Attenzione, Baby Mario! Non scappare, non fare brutti scherzi. Bene. Distruggiamo quindi questi nemici. Uno è caput. Speriamo anche l'altro. Forza, prendiamo la mira. E oppala, l'abbiamo preso. Per fortuna abbiamo preso anche il fiore con un lancio di uovo. Se no... rischiava di diventare veramente pericoloso. Scendiamo quindi a questo punto dietro il nostro masso tritatutto. Continuiamo la nostra discesa. Oh no! Siamo rimasti intrappolati fra due uova. Nessun problema però. Riprendiamo la mira e colpiamo quindi questo punto interrogativo. Vinciamo tante stelle bonus per il salvataggio di Baby Mario. Quindi a questo punto scendiamo di qua. Prendiamo tutti questi nemici e otteniamo un bel fiore. Vediamo un po' adesso dove potremo andare. Ah, senza ombra di dubbio è questa la strada giusta. Grazie dell'accoglienza. Ma io sto cercando di saltarlo, ecco. Oh, perfetto, ce l'abbiamo fatta. L'importante è non rimanere incastrati. Vediamo un po' a questo punto. Bene, quindi questo è un blocco da distruggere. Bene. Attenzione, prendiamo bene la mira. Saltiamo. Oh no, brutti semetti. A quanto pare sono quelle le piante che gli danno la vita. Saltiamo. Opla, il primo passo è pronto. Proviamo anche a distruggerlo. Ah, nessuna ricompensa. Molto strano. Attenzione a questi semi. Genereranno i nemici a noi tanto ostici. No, questo non lo voglio neanche vedere. Oh, ce l'abbiamo fatta ad eliminarlo. Senza troppi guai.
Attenzione, prendiamo ancora la rincorsa con questo masso tritatutto. E la strada è così liberata. Assorbiamo questo nemico e scendiamo nelle profondità più recondite. Vediamo un po', dove siamo finiti? È un posto molto strano. Cosa mai potremmo fare in questo posto? Proviamo a distruggere un po' di cose. No, niente. Chissà, magari ci sta qualche entrata segreta che noi adesso non possiamo sbloccare. Opla, saliamo. Vediamo un po'. No, mi ricordo che c'erano più percorsi, infatti. Mi ricordo anche dell'esistenza di una chiave in questo piccolo livello. Ma noi l'abbiamo bypassata, era in una di quegli anfratti precedenti. Saltiamo sul fungo e opla là. Vediamo un po'. Oh, qui c'è un altro bel fiore. Siamo a quota 3. Siamo messi bene, signori. Attenzione, distruggiamo anche questo prima che diventi un nemico. Riprendiamo la rincorsa col masso tritatutto. Ah, qui evidentemente ci sta un bel fiore. Prendiamo il masso. No, masso fermo. Oddio. Per poco, signori, veramente per poco. Facciamolo rotolare lievemente, bene. E adesso diamogli giusto un po' di slancio. Fermo, masso fermo. Vai pian pianino. Ce la possiamo fare. Dobbiamo metterlo fermo, masso. Un pochino. Un altro po'. Perfetto. No! Masso, dove vai? Ah! Accidenti! No, dobbiamo prendere quel fiore, assolutamente. Ormai è una dichiarazione di guerra. Forza. No! Ok. Ce l'abbiamo quasi fatta, signori. Forza, pian pianino. Pian pianino. No, perché ho paura di farlo cadere. Vabbè, lasciamo stare, va. Ci rinuncio. Comunque, se uno ha pazienza, signori, io non sono un tipo paziente, ce la si fa a prenderlo senza problemi. L'avevo visto questo timido. Allora, attenzione alle piante carnivore, perfetto. Vediamo un po' quali altri nemici. Ah, sempre piante carnivore. Bene, e abbiamo guadagnato anche un bel 1-up. Vediamo un po'. Sì, è la strada giusta. Ci mancano due fiori. Uno si otteneva con il masso, signori. E l'altro, secondo me, era in quella stanza vuota, dove ci sarebbe, secondo me, un passaggio segreto. Comunque, signori, la parte del gameplay di Happy Sunday è terminata. Spero che questa puntata vi sia piaciuta. E se vi è piaciuto il gioco, lasciate anche un bel mi piace. Quindi ciao a tutti e alla prossima.